Queste sono le On Cloud Monster 2, rappresentano una scarpa super ammortizzata, una delle più ammortizzate presenti sul mercato. La raccomando a tutti i podisti amatori che volessero correre sia velocemente sia lentamente, perché hanno un'ammortizzazione particolare, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 295 grammi, drop 6, 35 mm nel tallone e 29 mm nell'avampiede. In realtà non spaventatevi da questo drop basso, perché comunque la struttura è a barchetta, utilizza una doppia mescola in Alion che comunque vi consente di correre sia lentamente sia velocemente. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le due cose che avrei cambiato e soprattutto a chi è data questa scarpa. Prima di addentrarci nella recensione, è importante sapere che questa scarpa mi è stata fornita per la recensione. Ci ho corso oltre 200 km in 3 capitali europee e soprattutto l'ho utilizzata pre-maratona di Barcellona, dove ho avuto la possibilità di parlare con i tecnici dell'azienda svizzera che mi hanno raccontato tutto quello che gira intorno a questa scarpa. Sono fondamentalmente 3 le cose cambiate rispetto al modello precedente. In primo luogo, sicuramente lo spazio nell'avampiede è aumentato, cosa che potrebbe piacere alla maggior parte delle persone. A livello di calzata mi sono trovato molto bene. Consiglierei forse leggermente mezzo numero in meno, perché appunto Mastite c'avevi questo mezzo numero in più e la pianta era leggermente più larga, mentre quando l'ho provata all'evento sport, l'era carugate, mi hanno dato mezzo numero in meno e in effetti il piede stava dentro più giusto. Ho amato effettivamente la lacciatura che vi consente di bloccare il piede in maniera molto più precisa rispetto al modello precedente, soprattutto se scegliete il numero giusto. È cambiato anche l'intersuola, che ora è a doppia densità, lo speedboard non è più in polipropilene ma in nylon e tra l'altro finalmente non è più visibile, quindi non si incastrano più i sassolini. E infine decisamente l'ammortizzazione è sicuramente più reattiva. A livello di allacciatura, se è vero che la struttura è più accomodante, ora sono stati aggiunti 4 anellini e non solamente 3 e di conseguenza la scarpa si può tirare assolutamente al meglio. Io ho preso il modello US 9, quindi magari mezzo numero in più rispetto a quello che invece avrei dovuto prendere. Al tempo stesso comunque sono riuscito ad allacciare la scarpa a mio piacimento. Ho apprezzato anche il fatto che nel tallone la scarpa abbia un tallone leggermente più alto, cosa che consente di non avere problemi al tendine d'Achille che invece si verificavano con il modello precedente. Secondo me è una delle migliori sul mercato, perché ha tutti questi anellini dove viene fatta passare la stringa che ti aiutano a tirare bene tutto il piede, a fasciarlo bene, e allo stesso tempo con dei lacci fini che ti permette di fare un bel nodo che non si scioglie, e anche comunque la linguetta molto, diciamo, sottile, minimal, però con un lieve rinforzo in più nella parte in alto della caviglia, e quindi direi una delle allacciature migliori presenti sul mercato dal mio punto di vista. Da notare poi che la tomaia è comunque abbastanza traspirante, ovviamente non prendetela nera per l'estate, ha un doppio tessuto al suo interno e di conseguenza potrebbe questa cosa essere vantaggiosa durante la stagione invernale, ma sicuramente il 15 agosto potreste avere qualche problema di traspirabilità. Ho amato anche i lacci, che sono lunghi il giusto, che si allacciano in maniera molto precisa, la linguetta racing che è a soffietto e il fatto appunto che questa allacciatura sia molto precisa. Tenete conto però che se prendete mezzo numero in più potreste avere una parte ricurva nell'avampiede, ma al tempo stesso sicuramente questa cosa non si verifica nel caso in cui scegliate il numero giusto. Ho inoltre apprezzato anche la mescola, che è in doppia densità Alion, che nella parte posteriore è leggermente più morbida, nella parte anteriore è leggermente più reattiva, utilizza questo speedboard che vi consente una proiezione in avanti. Da notare comunque il fatto che a ritmi lenti la scarpa sembra molto secca, ma grazie al fatto che utilizza la tecnologia CloudTech, correndo molto velocemente riuscirete a sentire una sensazione di morbidezza incredibile, grazie anche al fatto che questi CloudTech sono aumentati di dimensione, anche se effettivamente dal punto di vista visivo non sembra più di tanto, però sicuramente provandole a ritmi anche molto molto veloci avrete una sensazione super positiva. Ho amato poi il fatto che lo spazio nell'avampiede sia aumentato rispetto anche al modello precedente, e forse questa è la ragione per cui questa scarpa ha preso circa 15 grammi in più di peso rispetto alla Cloud Monster 1. Al tempo stesso però il battistrada è davvero eccezionale, nel senso che
La stabilità è migliorata anche grazie alla presenza di una gomma nel battistrada migliore dopo 200 km. Il fatto che io abbia una corsa strisciata, soprattutto nel secondo allenamento della giornata, mi potrebbe portare ad avere un'usura prematura della scarpa stessa, ma se correte semplicemente senza nessun problema di appoggio, avrete la possibilità di utilizzare questo battistrada anche per tantissimi chilometri. Battistrada classico in casa on, comunque bello gripposo davanti e anche dietro per i cambi di direzione, un po' di intersuola in vista nella parte mediale, però comunque super durevole, forse sì, si consumano un po' i tacchettini, però per il resto comunque è una scarpa che 800-900 km si possono fare tranquillamente, sia come durata dell'intersuola che come durata del battistrada. Da sottolineare poi la stabilità incredibile della scarpa, che forse grazie a proprio a questa mescola Aelion vi consente di non andare in tutte le direzioni, ma in maniera molto efficace verso l'avanti, anche e soprattutto grazie alla struttura segmentata verticalmente della scarpa stessa. Notate il fatto che è stata tolta la parte visibile dello speedboard e di conseguenza non avrete più quei problemi che si verificavano in pista bianca, dove a volte poteva incastrarsi un sassolino. Stabilità migliorata sicuramente rispetto al modello precedente, per il fatto che hanno alzato comunque leggermente davanti e leggermente di dietro, c'è comunque anche un bell'arco con la mescola nella zona interna e quindi diventa una scarpa davvero veramente stabile, sia in pista a ritmi più elevati o comunque su strada a ritmi più, diciamo, più blandi, anche nelle curve così non ho avuto nessun tipo di problema di instabilità e il piede stava davvero ben dentro e non cedeva da nessuna parte, quindi anche da questo punto di vista sicuramente un super miglioramento. Ho amato poi l'estrema protezione della scarpa stessa, che quindi è probabilmente adatta anche a podisti amatori che pesano fino a 90 kg e secondo me vi consente di correre velocemente al massimo delle vostre possibilità senza effettivamente avere una rigidità estrema che invece è presente nelle scarpe con piastre in fibra di carbonio e al tempo stesso un'ottima stabilità. Nonostante sia una scarpa neutra, la definirei neutra stabile, perché la scarpa ha una rigidità torsionale abbastanza importante e di conseguenza vi consente comunque di correre in maniera piacevole. Da notare anche il fatto che la scarpa consente l'estrazione della soletta e quindi l'inserimento dei plantari personalizzati, che in questo modello effettivamente potrebbe essere assolutamente adeguato, perché comunque lo spazio nell'avampiede è importante. Ho amato anche il comportamento in corsa, che correndo lentamente ha una sensazione di corsa abbastanza secca, che però potrebbe essere utile a coloro i quali fossero relativamente stanchi, perché secondo me questa scarpa potrebbe essere utilizzata appunto per sedute rigeneranti, ma al tempo stesso correndo davvero velocemente è da notare che sia atterrando di avampiede sia atterrando di tallone avrete una sensazione di morbidezza estrema, soprattutto se il vostro peso è importante, perché in effetti schiaccerete in maniera diversa questi Cloud Tech, che quindi risponderanno alla chiamata in maniera molto reattiva. 5 km teneva bene, secondo me rimaneva un filino più dura a quei ritmi lì, mentre poi quando l'abbiamo portata a ritmi più elevati sotto i 3 diventava molto più morbida e reattiva, quindi secondo me come mescola è quel mix giusto che ti permette di sentire qualcosa in più quando vai forte, ma allo stesso tempo di proteggerti di più quando vai più lento. Cloud Tech è davvero morbidezza al punto giusto, ma allo stesso tempo reattività e durezza quando serve, e quindi un'ottima scarpa versatile e un'ottima mescola. Con il fatto che ci sono questi cloud anche davanti nell'avampiede ti permette di scaricare bene tutta la zona metatarsale sotto delle dita e comunque ti permette, correndo di avampiede, di sentire tutta la spinta che vuoi e anche comunque un'ottima protezione nella parte del tallone per chi fosse un tallonatore. Ovvio che questa non è una scarpa per correre le ripetute, ma solamente magari per delle corse a ritmo medio oppure dei fartlek, ma sicuramente per correre a lungo, perché effettivamente la struttura è molto rilassata e al tempo stesso sentirete le gambe rilassate dopo anche aver corso 2 ore.
Io la consiglierei un po' a tutti in realtà, perché è davvero una scarpa versatile. Agli atleti elite che vogliono fare, diciamo, quei lenti belli andanti, belli allegri, sia agli amatori che fanno comunque un lento meno sostenuto, ma allo stesso tempo la consiglierei sia agli avampiedisti, perché comunque c'è tanta protezione, tanta spinta, sia ai tallonatori e anche a chi prona leggermente, perché la stabilità è migliorata un sacco dal modello precedente. Fino a 100 kg? 90, dai. Per i 100 kg ci sono tante altre scarpe sul mercato, però sì, sia per chi pesa tanto, chi pesa poco, è sicuramente una scarpa super versatile da qualsiasi punto di vista, sì. La porteresti a correre 100 km? Sì, sì, ci sta. Secondo me ti dà protezione e reattività in un mix giusto, sì. Dal mio punto di vista ci sono due i problemi che ho rilevato in questa scarpa. In primo luogo sicuramente il fatto che è aumentata di peso, ora a 295 grammi. La scarpa forse è adatta soltanto a podisti amatori che pesino più di 70 kg, mentre prima con il modello precedente era pensata anche per podisti leggeri. Al tempo stesso non tutti i podisti hanno la necessità di avere questa ammortizzazione incredibile. Chiaramente però ritengo che sia stato fatto un passo in avanti rispetto al modello precedente. In secondo luogo però è importante anche sottolineare il fatto che la calzata è diventata leggermente più rilassata, la dovreste allacciare in maniera molto estrema, cosa che potrebbe crearvi qualche problema al collo del piede, e nel caso in cui invece non lo facciate avrete sicuramente un problema di bloccaggio del piede stesso. Mi sono molto molto piaciute in corsa, mi sono piaciute soprattutto per le zanzare, per i tratti veloci, perché allungando il ritmo sicuramente la scarpa risponde molto bene. Io riesco ad ovviare un grosso problema di questo modello, che è sicuramente il peso, perché il peso a andatura lente secondo me si sente abbastanza, nonostante la schiuma sia reattiva e la mescola sia molta. Quindi la sensazione è sicuramente positiva, però credo che sia una scarpa che possa un po' affaticare i ritmi lenti, mentre aumentando la velocità sicuramente si sente che dà una spinta maggiore e dà un po' il meglio. Preferisco la velocità con queste scarpe, abbiamo fatto due giri abbastanza allegri, diciamo, sui 400, e le ho trovate molto più dinamiche e quindi molto più positive rispetto a correre una corsa lenta. In conclusione raccomando le Cloud Monster 2 a tutti i podisti amatori che cercassero un'ammortizzazione diversa, molto reattiva ma al tempo stesso anche particolarmente protettiva. Mi è piaciuta tantissimo, la suggerisco per correre a tutti i ritmi, dal lento fino alle corse svelte. Voi nel frattempo stay strong, keep running, io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, anzi gli vado a dare un po' di coffee perché durante le vacanze pasquali si è un po' addormentato. Ciao, alla prossima!